La sua inconfondibile voce, il suo portare fiero la Sardegna nel canto, nella musica sempre e ovunque. Andrea Parodi, uno dei più grandi portavoce della cultura sarda nel mondo, resterà sempre nel cuore dei sardi di quanti lo hanno amato. E anche quest'anno in suo nome ha preso il via Premio Andrea Parodi, progetto musicale e artistico incentrato sulla World Music in Sardegna, che coinvolge artisti di tutto il mondo, i quali, proprio come Andrea, celebrano attraverso i suoni la cultura dell'isola. La quinta edizione del festival, sotto la direzione artistica di Elena Ledda, vede il riconoscimento del premio Albo d'Oro al maestro di Launeddas Luigi Lai. Abbiamo parlato della kermesse con Valentina Parodi, moglie di Andrea. Sta per prendere il via la quinta edizione del festival Premio Andrea Parodi. Siamo con Valentina Parodi, moglie di Andrea, che ci racconta un po' come si svolgeranno queste tre giornate di festival. Sì, queste tre giornate sono tre giornate piene di musica, dove ci sarà l'esibizione dei 10 concorrenti finalisti che sono stati selezionati tra una rosa di più di 100 concorrenti iscritti. Si esibiranno appunto nella tre giorni di Quartu e Cagliari, presentando il loro brano in gara, ma non solo, anche altri brani di repertorio e anche un'interpretazione di ognuno di un brano di Andrea. Ognuno ha scelto il proprio preferito, diciamo, e quindi si cimenteranno nelle interpretazioni di brani in sardo, in un riarrangiamento anche personale. E oltre questo ci sarà l'intervento di ospiti musicali importantissimi come Enzo Avitabile, Targa Tenco 2012, è il suo anno, diciamo questo, Lino Cannavacciuolo, è un duo che proviene da Amsterdam, anche se sono originari delle isole Maluk, sono Boy Aki, è un duo voce chitarra strepitoso, quindi ci sarà davvero tanta musica. E oltre questo c'è un riconoscimento alla carriera di Luigi Lai. Ogni anno noi dedichiamo una sorta di riconoscimento così per dare veramente importanza a chi ha rappresentato qualcosa per la Sardegna, qualcosa di grande per la Sardegna. Luigi Lai è uno di questi, quest'anno ha compiuto 80 anni, è un monumento della Sardegna, delle Launeddas, è riconosciuto e conosciuto in tutto il mondo. Quindi ci fa piacere dedicargli il premio Albo d'Oro 2012 della Fondazione Andrea Parodi e gli consegneremo un oggetto di artigianato artistico creato ad hoc da Anna Maria Lauro, un'artigiana di Alghero che realizza creazioni in pasta di pane. Oltre questo vengono con il piacere di ricordare Andrea e questo ci fa stra piacere perché è l'ennesima dimostrazione di quanto Andrea abbia lasciato. E ci tengo a dire che la direzione artistica del premio è di Elena Ledda, che non ha bisogno di presentazioni, è la rappresentante della World Music femminile, della World Music sarda, non solo femminile. E la presentazione sarà di Carlo Massarini.